sitting degli ex lavoratori Solange qui in Piazza del Popolo. Siamo con il segretario provinciale della FIOM CGIL. Perché qui? L'iniziativa di oggi serve a sensibilizzare sostanzialmente l'opinione pubblica della vertente della Solange, quindi tenere alta l'attenzione e a rinsaldare, per così dire, il fronte comune che c'è tra lavoratori, istituzioni locali, sindacato, per avere una speranza, ecco, continuare a coltivare una speranza per la risoluzione positiva della vertenza di 55 lavoratori di questa azienda. Ecco, qual è la situazione ad ora dei lavoratori? La situazione ad oggi è che lo stabilimento è chiuso, i lavoratori sono in mobilità e che la Newco, formata sempre dalla stessa proprietà, la nuova società però, dovrebbe presentare un piano industriale e quindi con un interessamento sullo stabilimento di Manfredonia. Però questo piano industriale dovrebbe presentarlo alla task force regionale, quindi a Bari, e ad oggi l'azienda sta disertando tutti gli appuntamenti, quindi a breve ci sarà sicuramente un'altra convocazione. Domani incontreremo l'assessore Caroli e lo solleciteremo a convocare di nuovo l'azienda. Dopodiché, se l'azienda si rifiuterà per l'ennesima volta di partecipare al tavolo in regione, valuteremo le iniziative da intraprendere.